Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi. Se vi piace lasciatemi un cuoricino sotto nei commenti, grazie. Per ottenere un bel effetto maglione mi serve un paint dello stesso colore della base. Nel paint senza dispersione aggiungo un pochino di polvere acrilica trasparente. Consiglio di non esagerare con la polvere acrilica, altrimenti la consistenza diventa troppo pastosa e difficile di disegnare. Quando ho finito il disegno non asciugo in lampada. In questo design io preferisco di usare due tipi di polvere. Prima spolvero un pochino di polvere reflective trasparente. Dopo spolvero la polvere acrilica trasparente. Quando ho finito asciugo in lampada. Consiglio di asciugare questo tipo di design 2 minuti. Nell'usare la polvere reflective in questo tipo di design aggiungiamo più luminosità e più volume. Con la matita mi segno i contorni del disegno. Mescolo bianco con nero per ottenere color grigio. Aggiungo le sfumature più scure e le sfumo con base gel.
Disegno il pezzo mancante del capello con paint bianco senza dispersione. Sopra spolvero la polvere acrilica trasparente mischiata con glitter bianco fine. Sfumo i contorni neri con top matte. Copro il naso con 3D gel trasparente. Oh.